Attenzione che ho sentito fischiare, grazie. Eccoli qua, se riusciamo a vedere 653, Perchici, 654, riconosciuto Perchici, c'è gente della 653, è transitato prima al momento, Perchici secondo, troviamo il nome 653, Belpiano Michael Fell. Penso Fell sia un diminutivo. Allora, ricordiamo che stanno transitando, avete già visto, ecco un altro corridore, il numero 59, 659. Dragani Todistica San Salvo, sì, sarà. Ecco gli altri, 657, 736, 657, 736, qualcuno dell'Atletic Termoli, Di Gennaro, l'abbiamo riconosciuto Di Gennaro, qualcuno della Larino Run, ecco qui l'amico di Larino. Quindi come vedete gli atleti sono abbastanza pronti a procedere su questo percorso di sali e scendi, proprio per questo si chiama l'Arte Post. C'è l'amico Di Blasio Gianni con il suo passo tecnico. Ecco qui altri dell'Atleti, Larino. Ci abbiamo, si stanno stringendo le maglie, ecco perché. Forse sarà la prima donna 658. La donna transitata 658 Valente. Allora, siamo sotto il totem con i nomi, dove stanno transitando a 13 minuti e 10, transita l'amico Ballerino Donato, Rispoli, il nonno Montanari, Sponsano, Buccito Mario, Elisio Pasquale, ecco il pettorale della non competitiva, Carone Paolo, Bernardo Remo, Casolino Maurizio con il pettorale non competitivo. Siamo a soltanto 14 minuti, quindi eccolo qui, 676, Palato Luigi Renner Stermoli. L'amica Grazia Marinelli, Cipolla Agostino, Oreste, un saluto a Oreste. Siamo a più della metà dei competitivi, oltre 65 competitivi, quindi mancano quasi 40. Ecco qua, con il numero 751,
e Cristoforo Orlando. Garbagnate, Garbagnate, siamo diventati interregionali. Un applauso a Ciro, un applauso a Ciro, grande Fermoli. Questo bambino viene dalla Francia, lo conosco. Ecco, 671, Aceto Giuseppe, podistica Avis Campobasso. L'amico Bevilacqua Paolo per la non competitiva. 689, 689 Daniela Gabrielli. Ecco qui, Nebi. Sono 78 i partecipanti al momento già transitati come non come competitiva. Lalla Luigi direttamente da Interforze Torino, quindi come annunciavamo prima. 742 Genovese Giuseppe Running Pentria. C'è la Torre Maggiore Santo Goro Maria. 752 Ferri Giuseppe Daunia Ranni. È passato l'84esimo competitivo. Un applauso a quello che corre con la birra, un integratore naturale. C'è sport e divertimento. Sette e trenta, sette e trentuno hanno deciso di correre insieme. Corre Giovanni e Baldassarre. Un ringraziamento va anche alla protezione civile, alla macchina dell'ambulanza. Ecco, ecco qui la non competitiva, tra l'altro si aspettano tra di loro per poter fare il percorso insieme. 717, Anna Leonardo. Ecco, questi ragazzi hanno deciso di correre più corte possibile. Allora, siamo per il primo giro della competitiva, mancano solo due partecipanti della competitiva, mentre per la non competitiva stanno transitando ancora le due sorelle Bisco. Un applauso alle due sorelle Bisco. Manes direttamente dalla Francia è venuto a correre qui a Porto Cannone. Ricordiamo che gli atleti hanno un microchip che segna in tempo reale il loro percorso e possono essere visionati anche sulla pagina ufficiale. Chiediamo sempre cortesemente di non intralciare il percorso all'arrivo. La famiglia Manes è presente? Per ecco a Ciaro Roberto, ragazzi, portatemi che non vedo. Ecco qui un altro di Porto Cannone che ha deciso di fare questa gara. Insomma, come vedete è una gara aperta a tutti, dal più piccolo al più grande. C'è gente di 77 anni che sta percorrendo la gara. L'ultimo è 70. Ecco qui, 718 della competitiva, chiude il circuito della competitiva, il primo giro. Il primo giro l'hanno fatto tutti. Allora, è terminato per quanto riguarda la competitiva il primo giro per tutti gli atleti. Stanno terminando
anche i non competitivi. Ricordo che saranno premiati le categorie per regola FIDAL, saranno premiati i primi assoluti maschio, i primi assoluti donna, mentre le categorie della FIDAL sono distinte per età. Siamo a 20 minuti, 652 e 651 sono il primo e il secondo della competitiva. Visone Andrea, Andrea di Resernia, Cagnarile Francesco. Di Benedetto Luca, quindi avete visto transitare il primo, il secondo e il terzo. Cagnarile è eterno, anche se per attualità. Ecco, stanno Michele Torchici, un affezionato alla gara di Porto Comune. 664, un saluto al maestro Alberto Silvio, Alenico, ex arco per il calcio. Signori, vogliamo fare un applauso quando passano i partecipanti, così li incitiamo a fare meglio, a correre più veloce. Facciamo questo regalo a tutti i partecipanti. Abbiamo i giudici di gara che sono in fermento per controllare il percorso. Sicuramente non si fanno sfuggire nulla. I giudici sono super attenti. Ecco, un applauso per lo zio Pino, lo zio di tutti di Porto Cannone. Ecco, ecco, come vedete l'agonismo al campo, quindi ricordiamo di fare un applauso incitativo a questi atleti, eh? Di Gennaro, di Gennaro, Atleti Termoli. Signori, manca pochissimo per concludere il terzo giro per alcuni atleti che sicuramente chiuderanno con un tempo intorno alla mezz'ora, senza disegnare tutti quelli che vengono successivamente dietro con il tempo, ma sicuramente avete ben notato le caratteristiche tecniche. Ci hanno mostrato una piccola escoriazione, un atleta sarà sicuramente scivolato. La Rino Rand sempre presente. Dai. 690, Claudio Termoli, Vianieri Francesco. 674, Priolo Marcello, Alice Campobasso. Roberto Cacchione Giuseppe, Carrozza, Leone, Valente. Allora, la Valente Maria Rosaria, la prima donna a transitare. Michelangelo, deve dire che già finita la camminata, deve venire a prendere il cuore e la santa. Allora, ricordiamo che chi sta percorrendo la camminata può fermarsi direttamente sotto lo stand per ritirare il buono, riconsegnare il pettorale e avere l'omaggio
quindi la camminata può già riconsegnare il pettorale per avere l'omaggio. Tutti coloro che hanno terminato la camminata possono già ritirare il buono pasto e l'omaggio secco, il gazebo. Non vi accaltate sull'arrivo. Allora, siamo... Allora, mi dicono Faraone Manuel, Faraone Manuel, ci dobbiamo scusare con lui, mi pare che abbia vinto la non competitiva Faraone Manuel. Faraone Manuel, l'abbiamo visto transitare, ma ha vinto la non competitiva. Ecco, stanno transitando dentro i preti. Mauro, ma Domenico Mastrona? Allora, per la non competitiva il collega Domenico se ha i nominativi per gli arrivati, se gli la conferma di Faraone Manuel. Montanari Francesco dall'Emilia Romagna, 706. Attenzione a transitare sotto l'arco ballerino. Allora, terminato la 3 km, può andare a ritirare il pacco gara. Ecco, la non competitiva, il secondo arrivato penso sia lui. Attenzione, sotto l'acqua. Secondo? La non competitiva. L'ha preso? La non competitiva. I primi tre, ho detto che l'hai scritto. Allora. Sì, sicuramente è stato preso il tempo, Allontanatevi dai tappeti. Sei arrivato, mi pare, il secondo, se mi danno conferma, secondo, il numero 1240. Allora, Faraone, poi 1240 è arrivato secondo. Abbiamo il nostro operatore che prende i dati sotto l'arco. Allora, per quanto riguarda il ristoro dell'acqua, sotto il gazebo c'è l'acqua. Tutti coloro che hanno partecipato sotto il gazebo c'è l'acqua a ristoro. Allora, la non competitiva pare siano già arrivati i primi due. Se non mi sbaglio è il terzo arrivato della non competitiva, Risto di Nicola. Attenzione, mi dicono che tra circa 2 minuti e mezzo arriverà il primo, quindi prepariamoci a festeggiare il primo. Quindi sono 29 minuti, quindi all'incirca 31 minuti troveremo il primo ad arrivare. 681, Bonelli Vincenzo, il quarto arrivato competitivo. Sta terminando la non competitiva con gli atleti. 702, manca poco più di un minuto per il transito del primo della competitiva. Poco più di un minuto. Quando c'è la
c'è la segnatura. Allora ci dicono che la classifica della non competitiva viene redatta successivamente, quindi sicuramente c'è il collega Domenico che può darci i dati ufficiali. Allora, sono 30 minuti, signori, attenzione, stanno per transitare i vincitori della gara. Un forte applauso per quanto riguarda i competitivi, stanno per arrivare. Dai Michele, allargata, allargata. Attenzione. Attenzione. Allora, venite tutti da destra, attenzione, ecco il primo arrivato, 652 di Sonia Andrea, vince la settima l'alto post, la settima l'alto post con 31.09, lo lasciano alla prima donna, 31.09, stanno terminando la non competitiva, il secondo della competitiva sta per transitare, sei cinque uno secondo classificato della competitiva, Cannarino Francesco Corpoli. Liberate quest'aria gentilmente che non vedo, per piacere allontanatevi. Ecco qui 739. Attenzione, questo qua è soffiato. Di Benedetto Luca, terzo ufficiale della non competitiva, della competitiva. Di Benedetto, terzo. Un applauso. Sicuramente la festa dello sport, come potete vedere. Allora, tra circa 3 minuti e mezzo transiterà la prima donna della competitiva. Stiamo attendendo la prima donna della competitiva. Allora, liberate il passaggio sotto l'arco della chiesa perché comunque transitano velocemente. Un applauso a 742, Genovese Giuseppe. Tutti coloro che hanno terminato possono riconsegnare il cibo e il pettorale sotto il gazebo per avere il regalo, l'omaggio e il pacco gara con il buono pasto. Abbiamo anche il tutto ristoro acqua sotto il gazebo, potete riconsegnare il pettorale e il microchip. Allora, tra circa un minuto transiterà la prima donna competitiva.
sappiamo che anche il presidente della FIRA è qui a Porto Cannone per omaggiarci della sua presenza. Ecco, come vedete, le velocità sono sempre in aumento. Siamo in attesa appunto dell'arrivo della prima donna, che dovrebbe essere qui tra pochissimo. Stiamo a vedere appunto chi sarà come rappresentante del gentilsesso, la prima classificata in questa settima edizione della RAN, della Lascio Talk. Se passo giù, ci sta e poi allora tutti coloro che hanno fatto già la gara devono comunque lasciare il microchip che hanno a disposizione per la gara stessa. Poi se passano sotto il gazebo del Master c'è l'acqua per bere dopo questa gara così faticosa. Quindi riconsegnare il microchip a chi ha concluso la gara e per dissetarsi sotto il gazebo del Master nella piazza qui di fronte. Tale torre ci siamo, sta per arrivare quindi proprio in questo momento, tra poco la potremo spuntare dall'acqua, la prima donna. Questi sono già arrivati al 17esimo posizione, quello che ha cambiato tra l'altro. Ecco la donna con il 658, Valente Maria Rosa. Valente Maria Rosa non è mica Faenza, quindi con il numero 658 Valente Maria Rosa Atletica 85 Faenza è la prima donna a tagliare il traguardo per questa settima Lampen Bosch. Poi vediamo se sono ancora concluso uno tre giri, prima la Marcello, fuori Gino, hanno già tagliato, adesso c'è Carrozza Pietro, altra donna, non competitiva. Sono appunto allontanatevi, attenzione, Lombardi Domenico, Laureana Nazario, stanno arrivando gli altri con il numero 703, sta tagliando un traguardo in questo momento, Retti Mirko da Atletic Club Carpoli. Dappara Michelangelo Atletic Club Trempoli, ancora con non competitivi, mentre c'è il numero 657 Santo Poli Luca della Riccia World Gunners. Potete andare a quasi un minuto e mezzo per vedere arrivare la seconda donna classificata della competitiva. Siamo chi ha già corso la gara competitiva riconsegni il microchip e può andare sotto il gazebo del loro master e per quanto riguarda appunto il dissetarsi. Pallavia Andrea Virtus GS Virtus
dovrebbe arrivare tra un minuto circa, anche meno, la seconda classificata delle quadre per la competizione. Il 718 adesso sta tagliando il traguardo per il secondo giro della vittoria di Lini. Attenzione, ecco, dovrebbe essere adesso la prima donna, la seconda donna classificata, dovendo totale 670 e Verde Luciana. No, è la seconda, non è la seconda, è il secondo giro che fa, quindi dovrebbe essere ancora in arrivo tra poco. Sono già 41 minuti di gara, 704. Ecco la tua donna Anna, che è la seconda donna classificata, la terza, tua donna Anna con il numero 753. La seconda è la pizzoletta. La quarta volta è passata, non succede niente la quarta volta. Allora, attenzione, attenzione, chi ha il microchip, cortesemente non ripassate sotto l'arco, si può passare l'arrivo. Allora, attenzione, passate sicuramente per andare a riconsegnare il pettorale. Chi ha il microchip si chiede cortesemente di non passare sotto l'arco. I ragazzi con i monopattini non transitate sotto l'arco. Terminano la gara anche altri della competitiva. Ricordiamo di non transitare durante il percorso sotto l'arco. Attenzione, attenzione. Ho il telefonino in mano, ma non guarda. Abbiamo preso una pessima. Allora, gli atleti si stanno confrontando in piazza, poter sicuramente ritirare il pacco gara restituendo il pettorale e il microchip. Corelli Vincenzo 672, Caru Giancola, Bernardo hanno terminato. 724 termina Bergantino Giovanni da San Severo, altri anni ha partecipato a questa gara. Attenzione, attenzione, termina il 702. Cipolla Agostino, i Saraceni di Lucera. Allora, ricordiamo che riconsegnando il pettorale, il microchip,
avete diritto al pacco gara e al buono pasto per stasera per poter mangiare insieme a noi. Ci sta ancora qualcuno che deve passare a fare la sua parte. Allora siamo quasi addirittura da dire 6-9-6 Paolo Antonio. Marco! Non ce l'ho neanche io. Lo prendi un po'. Per le premiazioni. Io ne sto andando, la prima maglia allora. Dicevo di non di niente perché tu quello aveva fatto prima. Non fa senso. Hai capito? Ora noi allora siamo quasi addirittura all'arrivo della competitiva e della non è arrivato, ricordiamo di riconsegnare il chip e il pettorale. Abbiamo i dati ufficiali della non competitiva, quindi il collega ci ha dato i dati ufficiali, tutto quello che magari è stato detto da noi col microfono sicuramente poteva essere anche sbagliato. Abbiamo il dato ufficiale da parte del giudice di gara. Allora, circa 5 minuti e terminiamo la settima edizione della L'Arte Post Porto Cannone. Ma io, anche se sono abbastanza largo, mi nascondo bene. Se stai nascosto, questo è bello. 7.22. Mi salgono qua, che Roma è in mente. Allora, il micro 5. Ecco, siamo... Manca pochissimo. Al termine degli ultimi che transiteranno sotto l'arco. Abbiamo... le liste ufficiali della competitiva e della non competitiva redatta direttamente dai giudici di gara. Ripeto, i giudici di gara hanno redatto le liste delle competitiva e non competitiva. Attenzione, chi ha il chip di non passare nuovamente sotto l'arco. 6.71 stanno terminando gli atleti della competitiva. Restituite il settorale e il 5 direttamente.
questi 10 e 5 direttamente al gazebo per ricevere il pacco gara e il buono pasto. Siamo in dirittura d'arrivo, circa 10 atleti ancora mancanti. Abbiamo le forze dell'ordine che dirigono il traffico, l'amministrazione comunale che ci ha dedicato il personale per poter procedere in sicurezza, la protezione civile come aiuto e supporto alla gara, l'amico Michele Trombetta che ormai è sempre con noi negli ultimi anni da supporto tecnico, speaker e da presentatore, che adesso ci dirà qualcosa, Michele, su questa gara. Come ti è sembrata? Devo dire che la gara davvero è stata bellissima, perché comunque ha visto partecipare tanta gente, ma lo spirito con cui ha partecipato, perché a qualcuno ti colpisce ogni anno di più, perché ripeto, fino alla prima edizione tu sei bellissimo, e quando si è partiti timidamente nella prima edizione si veniva quasi schiacciati da altre competizioni, adesso è il contrario, questa competizione sta schiacciando anche molte altre che già erano molto più trainanti. Quindi vuol dire che avete lavorato bene, avete sempre organizzato ogni volta meglio della volta precedente, e questo è solo un onore a voi che davvero riuscite a mettere in piedi un'organizzazione che non è facile per il resto, perché organizzare o mettere tante teste d'accordo non è mai facile. Sì, è difficile anche fra due persone, figurati con tante persone. Però alla fine il risultato è quello che conta, il risultato dice che anche per questa settima edizione il successo è stato sempre più crescente delle altre. E io sono convinto che se il buon Dio vorrà farci ritrovare qui l'anno prossimo, sarà ancora meglio, perché io ricordo un anno, per esempio, c'è stata una tempesta, il primo anno però l'abbiamo battezzata con una tempesta che aveva messo quasi in dubbio la riuscita della gara. Se poi alla fine, sì, c'è questo, davvero è stato un ricordo, ha detto, ma il battesimo dell'acqua va bene, ma qui c'è stata una pompa d'acqua, è stata. Però alla fine la gara si è svolta, è andata in porto, e quindi, a proposito di porto l'anno, porto sicuro, e quindi complimenti a voi tutti, a cominciare da chi presiede questa associazione, a tutti voi che avete davvero svolto un lavoro e state cercando di ambientare la serata ancora meglio degli altri anni. Complimenti ai giudici che sono sempre presenti e puntuali nel loro lavoro, sono ormai da anni che sono qui e ormai ci conosciamo tutti quanti, chi per un lavoro, chi per un altro, siamo sempre gli stessi che giriamo. E quindi complimenti all'associazione che ha organizzato questa bellissima gara, che ha dato una giornata di festa importante a tutta la comunità di Porto Cantone. Grazie per avermi invitato ancora una volta. Ormai, ripeto, come dice tu Vincenzo, in realtà qui mi sento a casa, quando vengo sempre accolto con simpatia, amicizia, quindi questo a me basta e avanza. Grazie. Certo, Michele, non sei più un lottì, come si dice a Porto Cannone, non sei più un lottì, sei ormai di Porto Cannone. Allora chiedo cortesemente l'intervento del presidente Michele il bimbo sotto l'arco. Michele, non ti vedo, Michele. Chiedo un attimo l'intervento di Michele sotto l'arco qui dell'arrivo, per una piccola questione tecnica. 7:30. Attenzione! Lei
Allora, siamo, se non mi sbaglio, arrivati al termine della gara. Quando ho fatto segno, quello ha tagliato. Siamo al termine della settima edizione dell'Arte Costa, a breve ci saranno le premiazioni. Ricordiamo che questa edizione, oltre a ringraziare i vari sponsor, abbiamo preferito omaggiare un caro amico, Roberto, facendo una sorta di memorial per il papà Costantino Manis, il professore. Quindi a breve ci saranno le premiazioni, adesso i giudici di gara stanno aspirando le varie categorie con gli arrivi, hanno già stilato gli arrivi della non competitiva. Per quanto riguarda tutti coloro che hanno ancora in capitolare e il cucito, possono riconsegnarlo sotto lo stand gazebo, quello nero e bianco, per poter ricevere il pacco gara e il buono pasto. Nel frattempo l'amico tecnico della radio Delta 1, Radio Delta 1, il famoso DJ, non diciamo il nome perché l'abbiamo detto prima, ma DJ Toscano si è presentato come tecnico, quindi è una persona che da quelle, da come abbiamo capito, piace lavorare, ma poi si diventa suonando e sicuramente ci farà divertire stasera con Daniele Migliani. Arriveranno delle ragazze che poi arriveranno anche la serata, penso, parlando. È un DJ molto schivo, lui piace molto suonare il basso. Lui è quello che lavora. Ho sentito parlare, poi mi sono girato di questa una festa.
È l'ultima, è finito! Voi potete sapere che